Tutti mi devo abituare a questo nuovo appellativo. Allora, credo che molti di voi mi conoscono. Nella mia vita tutto potevo pensare tranne che di trovarmi ad essere candidato all'Assemblea regionale siciliana. Per chi mi conosce sa che nella vita non ho mai cercato né glorie né opportunismi. Da 4 anni faccio parte di questo movimento e sono convinto che solo un movimento espressione della società civile può rappresentare gli interessi dei comuni cittadini. Vi confesso che quando il 4 agosto all'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle è stata proposta la mia candidatura, la cosa mi ha fatto molto riflettere. Per me, che non ho mai fatto politica, è sicuramente un'esperienza forte, ma come cittadini non possiamo più stare a guardare. Il pensiero mi ha fatto andare indietro nel tempo, quando all'università avevo studiato il diritto pubblico regionale. Dallo studio di questa materia ho appreso l'importanza che è riconosciuta alla Regione Sicilia dalla nostra Costituzione per lo Statuto Speciale. Io ero piccolo, quando avevo i pantaloni corti dal Bar Miracori, e ho sentito tantissime campagne elettorali sull'elezione del rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, ma nessuno mai ha parlato dello Statuto Speciale. Molti siciliani non lo conoscono, e qui che risiede l'importanza della nostra regione, quella che ci doveva fare distinguere in meglio rispetto alle cosiddette regioni statuto ordinario. Perché? Perché ci sono 3 articoli, in tutto sono 44 articoli, ma ce ne sono 3 fondamentali, che sono l'articolo 14, l'articolo 17 e l'articolo 33. L'articolo 14 consente alla Regione Sicilia di legiferare in modo esclusivo su determinate materie. E che materie? L'agricoltura, le foreste, il turismo, la sanità, i servizi pubblici, l'acqua pubblica. Inoltre ci sono alcune materie in cui lo Stato gli rilascia l'autonomia di legiferare perché gli dice adeguarli alla tua realtà. L'acqua privata, quella che paghiamo nei supermercati. Adesso ci arriviamo a questa. Allora, lo spirito del legislatore costituzionale era quello di dirgli ti concedo altre materie dove te li devi adeguare alla tua realtà locale. Stiamo parlando del turismo, stiamo parlando dei servizi pubblici, ma tutti questi che sono vantaggi previsti per fare stare meglio noi siciliani, nella realtà non sono accadute queste cose. E questo perché? Appunto, questo riconoscimento storicamente era appunto per far emergere questa regione, perché storicamente aveva tutto il diritto, ognuno di noi conosce la nostra storia della Sicilia, ma la nostra invece è stata una regione con tantissimi problemi sociali, sottosviluppo, disoccupazione, inefficienza dei servizi pubblici, burocrazia fino all'inverosimile, che ha creato e crea ostacoli ai cittadini, alle imprese per ottenere autorizzazioni, prestazioni e quant'altro. E questo perché i nostri governanti e tutti i nostri deputati che si sono succeduti sono stati ben attenti a sfruttare lo Statuto Speciale solo per i vantaggi che questo Statuto gli consente. Sono paragonati, per chi non lo sapesse, hanno lo status di deputati paragonati ai senatori. Sapete perché? Perché i senatori, rispetto agli onorevoli in Parlamento nazionale, hanno un'indennità superiore e quindi i nostri hanno attuato lo Statuto Speciale appunto perché godono di questo privilegio. Noi cittadini invece di questi vantaggi non abbiamo visto niente, anzi, molti di noi per trovare un lavoro hanno dovuto emigrare, molti altri emigrano, molti vivono perennemente nel precariato, altri per curarsi se ne vanno nelle regioni del nord. E pensare che in Sicilia il costo della sanità è più alto in assoluto di tutte le altre regioni d'Italia e il numero delle cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale è il doppio di quello in Lombardia, che sono
il doppio di abitanti di noi. Ma cosa ci potevamo aspettare da un governatore che si chiamava Totò Cuffaro dell'UDC, che dietro le quinte di una bottega ha sventuto la nostra salute favorendo la mafia? In 7 anni di presidenza ha tessuto un apparato clientelare che sappiamo tutti come è andata a finire. Non dimenticando che lo stesso Cuffaro, ancora prima di fare il presidente della regione, per diversi anni, con i governi di centrodestra e di centrosinistra, ha fatto l'assessore all'agricoltura. Quanto bene ha fatto in questo settore! Gli agricoltori siciliani e ravanusani lo sanno dello stato di crisi in cui questo settore si trova. Per non parlare dell'ultimo governatore, il San Raffaele Lombardo, che con il suo partito, l'MPA, 4 anni fa predicava che dovevamo avere una regione con una fiscalità di vantaggio. Ma che vantaggio! Tutte illusioni. Ma anche lui, sulla scia di Totò Cuffaro, ha tessuto in maniera più scellerata e curare bene tutti quegli interessi clientelari che hanno portato al fallimento della nostra regione. Ma come apprendiamo dai fatti di cronaca, anche lui sta facendo la stessa fine di Cuffaro. Questi signori, che da 30 anni e più ci governano, sono stati ben attenti a sfruttare i benefici dello statuto speciale della nostra regione, ingrassandosi con indennità mensili di 15, 18, 20 mila euro al mese, quelli alla vista, mentre le famiglie, le imprese, i pensionati, i giovani, tutti noi cittadini stiamo attraversando i periodi più cupi degli ultimi 30 anni. E ancora tutto lo scempio che stiamo assistendo dei partiti politici della Seconda Repubblica, nessuno escluso, responsabili tutti dello stato di crisi in cui il nostro paese, la nostra Sicilia si trova. Dall'UDC di Casini, cattolico per convenienza e non per convinzione, che siede in Parlamento da quasi 30 anni, all'età di 56 anni, siede in Parlamento da 30 anni, per non parlare di Berlusconi, di Angelino Alfano, del PD, di Bersani e di D'Alema, che hanno appoggiato il governo di Raffaele Lombardo in Sicilia, passando per la Lega, per la famiglia Bossi, fino alla Margherita di Bersani. Bersani che non si accorge che un suo senatore nella qualità di tesoriere fa scomparire dalle casse del partito 25 milioni di euro, quelli che la magistratura oggi ha scoperto, le indagini sono ancora aperte, tutti soldi nostri. Ci chiediamo cosa hanno fatto tutti questi partiti politici a livello nazionale e a livello regionale. La risposta è una e una sola: niente e nulla per noi cittadini. Alla luce di questi gravissimi fatti che si sono accaduti nella Seconda Repubblica per colpa di tutti questi partiti politici, il debito pubblico è arrivato alle stelle e l'impoverimento della popolazione ha raggiunto livelli mai visti prima. Partiti che, come abbiamo visto, con il solo finanziamento pubblico rastrellano risorse economiche dalle casse dello Stato, tutti soldi nostri, per mantenere strutture e apparati di partito, per piazzare nulla facenti, amanti di turno, acquistano gioielli, lingotti d'oro, trasferiscono denaro all'estero, si fanno la legge per pulirli in Italia con la tassazione del 4%, quando tutti noi la prima aliquota è quella del 23%. E ancora, ministri che acquistano casa senza accorgersi che qualcuno per loro paga 900 milioni di euro. Ma vi è capitato di andare dal notaio e mentre vi acquistate una casa qualcuno vi paga una percentuale di quello che noi possiamo fare? Ma chi non se la può comprare mai una casa di 900 mila euro?
un normale cittadino che si suda ogni giorno, si dice la pagnotta. Insomma, in questa seconda repubblica, tra escort, bunga bunga, il Trota, la Minetti, l'Usi, Fiorito e chi più ne ha più ne metta, Lombardo e Cuffaro, la nostra nazione e soprattutto la nostra Sicilia è stata saccheggiata e offesa, e noi cittadini siamo diventati dei limoni da spremere sempre di più per riempirgli le casse dello Stato, e abbiamo capito che cosa gli servono: ad organizzare feste e festini vestiti di romani con le facce da porco. Vergogna! Allora dobbiamo dire basta a questi venditori di fumo, dobbiamo dire basta a chi da 10, 20, 30 anni ci governa, facendo della politica una professione, un mestiere, e hanno ancora la faccia di ricandidarsi e venire a cercare voti nel nostro paese raccontandoci ancora illusioni. Tutta gente che nella loro vita non ha mai lavorato un giorno, gente che ha vissuto solo di politica, con indennità mensili che noi comuni cittadini ce lo sogniamo di guadagnare con un umile e onesto lavoro. Partiti politici a cui più volte gli è stato chiesto di ridursi questi finanziamenti pubblici, e a questi signori onorevoli di ridursi questa indennità che è un'offesa per le persone che non hanno l'indispensabile, ma non si sono ridotti una lira né di finanziamento né di queste indennità così alte. Poverini, non ci sono abituati a vivere. Uno ha detto: ho quattro figli, e come devo campare se mi mettete l'indennità a 5.000 euro? Non ti appigliassi sto microfono, ma veramente. Oltretutto sono anche presi in giro e derisi, non contiamo veramente più come cittadini, alziamo la testa. Abbiamo abolito una legge del finanziamento pubblico, si sono seduti, hanno fatto il rimborso elettorale, cioè ognuno di noi lo va a votare o non va a votare, si prendono 7 euro e facendo la somma è più conveniente di quanto avevano il finanziamento pubblico. Ma veramente dove siamo? In questa campagna elettorale, sia in televisione che in qualche riunione che fanno di nascosto, parlano società segrete, devono venire qua come voi stasera a venire a dire quello che non hanno fatto. In questa campagna elettorale hanno scoperto di stare in mezzo alla gente, ci sono pubblicità di 6 metri per 3 sempre in mezzo alla gente. Un certo Fontana, lo conoscete? Per 2 legislature, 10 anni è stato presidente della nostra provincia di Agrigento. Dovete sapere che ogni anno vengono stilate le classifiche delle province per qualità della vita. Questo signore che si vanta di chissà cosa ha fatto, ricordo a me stesso che la provincia di Agrigento nella classifica nazionale sono 100 rotte province, che noi non ci crediamo, le dobbiamo far abolire tutte, enti inutili. Siamo all'ultimo penultimo posto, cara moglie che sei di Catanzaro, se la contendono con la tua provincia, non per niente sono vicini. Dicono che devono stare in mezzo alla gente, che devono fare questo e devono fare quello, usano sempre il tempo futuro, dobbiamo fare, faremo, ma che c'è di fare? Uno che sta 10 anni, io lavoro all'Agenzia delle Entrate, e ogni giorno devo fare, produrre, perché ogni ufficio ha degli obiettivi, così come ce l'ha un professionista, così come ce l'ha un commerciante, si pianifica un programma. Le istituzioni sono dei cittadini, e quindi coloro che ci vanno devono realizzare il programma che hanno promesso in campagna elettorale. Poi quando vengono qua ce lo vengono a dire quello che hanno fatto. Allora una volta eletti di noi se ne fregano. Nel nostro paese, chissà perché, c'è gente che ancora a questi signori, a questi squallidi e squalificati soggetti, gli cerca dei voti.
allora, per noi cittadini, appunto dopo che sono stati eletti questi signori, diventiamo dei fantasmi che ci vengano a cercare solo per cercare voti e solo voti, per garantirsi di nuovo un'altra legislatura, 18-20 mila euro al mese, quelli alla vista. Una volta eletti, ciao Lillo, una volta eletti, buonanotte, alziamo la testa, sono finiti questi tempi. Dobbiamo come cittadini riconquistare le istituzioni sono dei cittadini, non dimenticatelo, i partiti politici che dicono che siamo l'antipolitica, vi spiego cos'è l'antipolitica del Movimento 5 Stelle, siamo antipolitica che è il frutto della politica di questi partiti, i partiti politici sono previsti dalla Costituzione, e servono da anello di congiunzione tra i cittadini e le istituzioni. Loro invece cosa hanno fatto? Hanno invaso tutto l'apparato statale, si sono impadroniti. Dobbiamo ritornare a riconquistare queste istituzioni che sono dei cittadini. E allora in questa occasione elettorale il Movimento 5 Stelle vi invita a dare una bella lezione a questi inesperanti della politica, a questi signori furbi. Dovete sapere che si sono fatti il vitalizio dopo 2 anni, 3 anni di legislatura, perché hanno capito che siccome non hanno né arte né parte, è troppo facile poi avere un'indennità di vitalizio di 3.000, 5.000, 4.000 euro al mese. Ma chi li guadagna questi soldi? Ma chi li guadagna? Un cittadino comune. Per renderci conto di questa classe politica, di cosa è stato in grado di fare, vi racconto e vi descrivo alcuni episodi degli enormi sprechi che hanno fatto in maniera scellerata con i nostri soldi. Finanziamenti di milioni dati a pioggia a enti inutili e improduttivi sparsi in tutto il territorio regionale. È semplice, no? Clientelismo. Aprono una stanza, diventa un ente, amico presidente, e ci arrivano finanziamenti. Cioè la persona normale per trovare un lavoro ci vuole l'anima di Dio oggi, e loro con un semplice finanziamento a un gruppo di persone, amici, che poi gli ritornano i voti, ci hanno dato un finanziamento e quindi hanno superato tutti i problemi con i soldi nostri, senza perseguire e realizzare il fine per cui quell'ente è nato. Costose consulenze di incarichi a destra e a sinistra a persone incompetenti per progetti mai realizzati, e pensare che la Sicilia ha un dirigente nell'ambito dell'apparato burocratico e del personale, uno ogni 5 dipendenti, è incredibile. Io sono un funzionario pubblico, all'Agenzia delle Entrate abbiamo 2 dirigenti per 300 persone. Non un dirigente ogni 5. Allora cosa vorrebbe dire se effettivamente ci sarebbe un dirigente ogni 5? Prima che è una cosa persino a mio parere incostituzionale, ma siccome abbiamo lo statuto speciale e uno scudo affinché questa legge non venga dichiarata incostituzionale, allora dovremmo dire, visto che per dirigente si intendono ingegneri, avvocati, geometri, geologi, dovremmo dire che questi devono essere così bravi e produttivi che i nostri servizi dovrebbero tutti funzionare, ma lo stato di fatto è davanti a tutti. Nomine continue di super dirigenti in aggiunta ai circa 3.000 dirigenti che esistono, utilizzo del solo 8% dei finanziamenti europei. Qua ci sarebbe da fare un comizio di errore. Dico 2 cose sole, utilizzo del solo 8%. Allora, quando non si sfruttano i finanziamenti europei, significa che non si fanno né opere, non si dà lavoro e non abbiamo di conseguenza un servizio per cui quell'opera viene realizzata. Questo perché? L'abbiamo capito, non ne vogliono sviluppo, non ne vogliono! Perché significa che se si creano posti di lavoro e servizi ognuno cammina con la testa alta, invece no. Però dobbiamo sapere una cosa, questa è la cosa. Signori, quando la nostra regione utilizza l'8%, significa che il 98% ritorna a Bruxelles. E di chi sono questi soldi? Sono nostri, perché dovete sapere che ogni Stato membro
da un punto percentuale dell'IVA che raccoglie all'interno del suo territorio, mica la, a Bruxelles stampano soldi, li danno, sono soldi nostri, i dazi doganali, le accise che paghiamo sulle benzine, e quando li mandiamo a Bruxelles utilizziamo solo l'8%, che cosa abbiamo fatto? Con i nostri soldi finanziano le altre regioni che sono più efficienti di noi, oppure vanno nei nuovi stati che sono entrati nell'Unione Europea, vedi la Romania, vedi la Croazia e via dicendo, la Polonia e via dicendo. E ancora questa che sto per dire ha veramente del ridicolo, che ha fatto ridere tutta la nazione, e cioè le recenti assunzioni di 55 camminatori. Ma nell'era di internet, ve lo immaginate, io lavoro in un ufficio pubblico, non cammina più la pratica un foglio, tutto cammina via web, ha assunto 55 camminatori che servono di portare da una stanza a un'altra la pratica. E quella dei satori, la sapete quella degli satori? 22 satori assunti a Palermo. Ma cacchio, fatemelo dire, sono stati 10 anni a Torino che hanno le Alpi a due passi, ma quale satore e satore? ma veramente. E perché quella delle due orche? Hanno acquistato due orche che abbiamo tenuto per 2 anni in Islanda a 6.000 euro al mese, che le dovevano cibare per fare un parco acquatico, e c'erano in Sicilia marinai. Non sto, due orche, ma cose incredibili, siamo veramente al ridicolo. E quella che sto per dire in dulcis in fundo me la dovete fare dire in siciliano. A Supercaria, un'ora prima di dimettersi questo San Raffaele Lombardo ha nominato due assessori e un capo di gabinetto per 3 mesi dopo aver cambiato 35 assessori. Ma che dovevano fare in 2 mesi? Una cosa sola. Con i soldi nostri hanno pagato 60.000 euro per 3 mesi, gli scadono l'incarico il giorno 28 che ci sono le elezioni. Ma siamo veramente, veramente, non lo so, a gestire la cosa pubblica peggio veramente di essere la cosa personale e privata. Nomina 2 assessori e un capo di gabinetto a 20.000 euro al mese. Un'ora prima di fare 100 metri da Palazzo d'Orleans a Palazzo dei Normanni, dove andremo noi, Giangà. Insomma, ce n'è abbastanza per indignarsi di una classe politica che crea più problemi di quelli che risolve. Con i soldi che si risparmierebbero da questi enormi sprechi e con il pieno utilizzo dei fondi europei, i siciliani non pagherebbero più i ticket. Abbiamo i ticket più costosi d'Italia. Le imprese non chiuderebbero, tutti, pagheranno meno IRAP e addizionale regionale. Tutti la paghiamo. In Sicilia è la più alta in assoluto che nelle altre regioni, e con i soldi che si risparmierebbero da questi enormi sprechi si stabilizzerebbero i precari e si creerebbero più posti di lavoro per tutti e una qualità della vita. Dobbiamo pretendere dai cittadini e dalle istituzioni che ci devono migliorare la qualità della vita. I servizi sono pagati, strapagati, e noi li dobbiamo avere efficienti. Non è pensabile che viviamo nella periferia dell'isola e abbiamo ospedali dove mancano reparti o dove non funzionano come dovrebbero. La Sicilia ha bisogno di ben altro per un concreto sviluppo. Occorrono governi che abbiano il coraggio di sciogliere questi enti fantasma, di eliminare tutte queste consulenze inutili e costose e curarsi di tutti quei lavoratori che ogni giorno stanno per perdere il posto di lavoro,
di pensionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese, 400 euro al mese, quella vita così cara, ma come si fa? Ma come si fa? E quello fa scomparire 1.300.000 euro dalle tasse del PDL, tutti soldi nostri. Quelli che per ora ha scoperto la magistratura, ancora il coperchio non si è svuotato. E i precari, caro professore, i precari a 700, 800, 900 euro al mese, al limite della sussistenza, ad esempio anche dei nostri tanti travanosani, io ho tanti amici che lavorano e sono precari. È incredibile, ma come si fa ad andare avanti con 800, 900 euro? Sto finendo, non ti preoccupare. E poi vengono utilizzati in pieno come se fossero personale di ruolo. Significa sfruttamento, cioè se uno ci facesse un contenzioso, ve lo dico io, mi occupo di ufficio legale, è una causa già vinta. Intanto un siciliano su tre è sotto la soglia della povertà, e questo non lo dico io. Lo dicono gli studi e gli osservatori nazionali e internazionali. Questo stato di cose ci porta verso una chiara politica di svuotamento dei principi morali della democrazia, che proietta il paese in una caduta libera, in una spirale che se si continua così non ne usciamo più. Insomma, tutte situazioni che deformano il senso dello Stato, delle istituzioni, in uno Stato di diritto e creano sfiducia e sdegno nei cittadini. Ma quante persone che mi hanno detto non ci voglio andare a votare, siete tutti uguali. Come si fa a dire? Io non è da sogno chissà chi sono, ma sono una persona comune come tanti di voi che potrei dire mi richiudo nel mio egoismo. E poi tutto sommato non sto male, anche se nessuno mi ha regalato niente, 15 anni in Piemonte sono stato, per chi non mi conosce ho fatto il segretario comunale, comunica il tavolo con un orologio svizzero, sindaco, dobbiamo allontanare il marciume che ci ha condotto fin qui se vogliamo salvarci e avere fiducia. Perché grazie a Dio esistono delle persone oneste, preparate, capaci, che possono rappresentarvi, che con la passione politica, non con la professione politica o col mestiere, con la passione politica possono realizzare i valori più alti della democrazia, la solidarietà, la legalità. E dobbiamo tendere al recupero della dignità umana, alziamo la testa se non è troppo tardi. Troppe illusioni ci inculcano, che per ora c'è una guerra covidica, si stanno ammazzando. Tale Casiello, Giovanni Vitale, ingegnere informatico del comune di Favara, il nostro candidato presidente, responsabile dell'area tecnica di un'azienda della provincia di Caltanissetta. Pino Zaiarbio, ci alziamo ogni mattina per andare a lavorare, qui c'ho il badge. La mattina passiamo il badge, entri alle 8.05 e esci alle 12, alle 14.05, vieni pagato per quanto sei in ufficio. E allora, vengono a dire, in questi giorni mentre cammino, incontro tanta gente, vi ringrazio per l'incoraggiamento che mi avete dato, lo sa che bando di cenno? A un anno a dire, cos'uno, non hanno fatto mai politica. E qual è la politica? Che dà famiglia? Cioè, ma che cosa dobbiamo prendere esempio da loro? Non ho capito, ma io non ho capito, dobbiamo prendere un esempio da loro, dalla loro professione. Guardategli la carta d'identità cosa ci hanno scritto, ma l'abbiamo rovinata, sei sette da campano di politica, ma cosa incredibile, ma perché non studiano, perché non cercano un lavoro, perché non fanno un concorso, perché non hanno un'attività, così si rendono conto del cittadino delle difficoltà che ogni giorno percorre. Te lo so io che lavoro all'agenzia delle entrate, dello stato di crisi che c'è, e vendono tassi, spremiamo, ma come spremere, perché non ce ne cassura.
Allora, ci sarebbe ancora, voglio lasciare spazio agli altri. A grandi linee, alla grandi linee, c'è un programma non gelando, come abbiamo fatto per le liste elettorali, senza sedi, senza soldi e senza segretari che impongono dall'alto nomi e candidature. Ci siamo fatti tutti noi in questa estate torrida, facendo riunioni dalle 3 alle 1 di notte per esprimere candidati che si sentono di voler rappresentare tutti i cittadini. Il 31 d'agosto li abbiamo messi su internet, dove potete vedere, guardate, qua ce ne sono due, bambini conosciuti. Andate a vedere il curriculum di Giovanni Picaro, del nostro candidato presidente Giancarlo Cancellieri. Vedete nella vita cosa hanno fatto, si alzano ogni mattina come ognuno di noi a fare sacrifici, a pagare bollette. Abbattimento dei costi della politica, è impensabile che una regione che ha 5 milioni di abitanti, tra l'altro abbiamo perso in 15 anni 1,5 milioni di abitanti, ve lo dico io quando facevo il segretario comunale, ma arrivavano i Renzi. La Sicilia in 15 anni ha perso 1,5 milioni di abitanti, se consideriamo che sono tutti giovani, manca il futuro di questa terra e loro se ne fregano. Ma basta lì la Ravalusa che ci conosciamo tutti, già dall'università se ne vanno fuori, per lavoro ancora qualcuno trova fuori con tutti i disagi, con tutti i disagi. Ci sono passato pure io, anche se facevo segretario comunale mi trattavano buono, ma vi devo dire che non è semplice. Abbattimento dei costi della politica, quello che sto per dire non è un'utopia, è una realtà che il Movimento 5 Stelle attua in due regioni d'Italia dove 4 anni fa ha avuto eletti i primi 4 consiglieri, 2 in Piemonte e 2 in Emilia Romagna. Hanno rinunciato al finanziamento pubblico per una somma pari a 500.000 euro per 4 eletti, rendetevi conto. Si sono ridotti l'indennità, perché questo lo prevede il movimento, ora Giancarlo approfondirà questo tema. Si sono ridotti l'indennità a 2.500 euro. E quando in Sicilia verranno eletti, come saranno eletti quelli del Movimento 5 Stelle, ridurremo l'indennità a 2.500 euro. E non è una dottura, lo fanno già in quelle regioni. La differenza, in quelle regioni pigliano 11-12 mila euro, perché come ho detto prima, loro lo statuto speciale se lo tengono e lo attuano perché pigliano 18-20 mila euro di indennità. In quelle regioni la differenza la fanno confluire in un fondo trasparente gestito dalle persone, dove a fine anno è arrivato il tot che è arrivato, va destinato a fini sociali, per le persone svantaggiate, per i disoccupati, per i precari, per i servizi carenti. Dare piena attuazione alla legge sulla trasparenza. Molti laureati, io ormai non ne cerco più concorsi, ma molti laureati che sono presenti devono fare la prova di sapere che non c'è un concorso pubblico che fa la Regione Sicilia. E ci chiediamo, ma dove li piglia sti 25.000 dipendenti? Tutte assunzioni dirette. Tutte assunzioni dirette senza pubblici concorsi, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che nella pubblica amministrazione si accede per pubblici concorsi. Acqua pubblica e rifiuti zero, poi sentite parlare a Giancarlo di come si realizza. Adesso mi voglio soffermare un pochettino sulla formazione. In Sicilia si spendono circa 300 milioni di euro per la formazione, tutta in mano ai partiti politici, anche qui. Senza fare un concorso pubblico, nominano direttore, tutore, personale docente e non docente, a prendere un affitto locale di amici e glieli pagano costosamente, senza formare nessuno, solo per fargli conseguire un pezzo di carta da mettere nel cassetto, quando invece, dal momento in cui abbiamo un'agricoltura, abbiamo un artigianato e un turismo che potrebbero formarli e farli impiegare in questi settori. Insomma, dobbiamo riconquistare la dignità perduta. Adesso voglio leggere la frase di un noto illustre siciliano che dà onore e orgoglio
orgoglio a tutti i siciliani. Sentite cosa dice della regione statuto speciale, l'ha detto qualche mese fa, mentre c'era sto schifo di nomine dell'ultimo momento del governo Coffaro, del governo Lombardo. Un cambio niente. Questo nostro illustre siciliano, che ha fama nazionale e internazionale, prestigio, ha detto: la Sicilia rischia di essere, di diventare la Grecia del paese, e il paese deve intervenire anche superando gli ostacoli di un'autonomia concessa nel dopoguerra, in condizioni storiche e politiche ormai lontanissime, ma utilizzata da scriteriate classi dirigenti per garantire a se stessi l'impunità. Va pensata anche l'autonomia dello statuto speciale. Sono le parole di Ivan Lobello, presidente di Confindustria. Concludo. Caro concittadini, concludo chiedendovi un invito a sostenere questo movimento, un movimento della gente per la gente, un movimento fatto di persone come tutti voi, perché solo le persone comuni possono capire le problematiche quotidiane, le difficoltà di ogni giorno. E aggiungiamo anche che non ci sentiamo meno di preparazione di questi squalificati e squallidi soggetti che ci hanno finora governato. Vengono qua che ci confrontiamo, parliamo di management, parliamo di risorse e di obiettivi, parliamo di organizzazione di personale per conseguire gli obiettivi, parliamo di idee nuove, vengono che ci confrontiamo. Vedrete parlare di diga della Gipesi, di zona industriale, di qual era vaga? Depuratore, sempre le solite. Tanto ce lo fotocopiano il programma, è sempre lo stesso. Ma chi hanno programma, che sanno fare programma? E ora mi inviamo avvocato, ingegnera e libertà a tutte le persone che gli abbiamo dato spazio di esprimere ognuno la sua esigenza che ha concluito nel nostro programma in tutta la Sicilia, di vengono a dire se siamo in grado di fare un programma. Una cosa incredibile. Allora vi dico che come comune cittadino vorrei spendermi in questa campagna elettorale solo e semplicemente per passione, mi sono stancato di stare a guardare. E allora vi ringrazio per l'incoraggiamento che mi avete dato finora, mi ha dato la carica in energia che la porteremo a compimento. Pertanto il giorno 28 di ottobre si vota solo domenica. Votato il Movimento 5 Stelle, il nostro candidato, Giancarlo Cancellieri, la persona come voi. Alla prossima!